Yeah, please. Ora invito il dottore Fabio Gallia e il dottore Zheng Zhijie, presidente della Banca di Sviluppo della Cina. Per firmare il memorandum di intesa per la costituzione della Fondazione Sino-Italiana per Investimenti. Ora concludiamo la cerimonia. Grazie signor Presidente, grazie per le sue parole che confermano l'amicizia tra la Cina e l'Italia, un'amicizia si potrebbe dire millenaria, due antiche civiltà e due potenze culturali che hanno coltivato nei secoli i loro rapporti. E noi siamo anche molto lieti del fatto che in questi rapporti ci sia stato anche frequentemente una intensificazione di visite di alto livello. Lei ha ricordato la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, che mi ha anche pregato di estenderle l'invito a visitare di nuovo il nostro Paese quando possibile nel prossimo anno. E queste visite frequenti sono il segnale dell'importanza che l'Italia attribuisce al rapporto con la Cina. Credo che non ci sia stato miglior esempio di questa importanza dell'incontro di ieri sulla Belt and Road Initiative, che ha rappresentato, credo, il concretizzarsi di una idea che la Cina ha lanciato negli ultimi anni e la condivisione di questa idea da parte di un numero importante di paesi rappresentativi della comunità internazionale. Questo fatto, signor Presidente, è per me un fatto particolarmente importante oggi, in cui molto si discute nel mondo sull'apertura, gli scambi, l'importanza delle relazioni multilaterali, e ieri è venuto dalla conferenza nello Yankee Lake un segnale positivo di apertura verso il commercio e il multilateralismo, e quindi credo che sia stata una tappa importante anche per i nostri rapporti bilaterali. Grazie.